Buongiorno, mi trovo a Montecatini, zona Terme Tettuccio, cioè devo ancora arrivarci perché c'è oggi, questa mattina e anche oggi pomeriggio, c'è un evento di macchine d'epoca riservato base all'anno di immatricolazione, dovrebbe essere intorno ai 50, anni 50, però non so se ci sarà anche qualche altra macchina sportiva moderna e io mi sto recando. E buona visione. È chiamata Mini Miglia. Il nome non è a caso, eh. Bah, vediamo un po' di cosa si tratta. Una cosa simile l'ho vista già l'anno scorso e la trovate anche sul mio canale. Era una gara di irregolarità. Però questa non so se è la solita cosa ripetuta dopo un anno. Comunque, restando a tema di 1000 miglia, tra 15 giorni andremo anche lì. Quest'anno dovremo vedere il passaggio a Pistoia. L'anno scorso sono andato a Viareggio, altri anni siamo venuti proprio qua al Parco del Tettuccio, però quest'anno non lo fanno passare, il più vicino alla mia zona è Pistoia. Giudicare che qui è tutto transennato, non so se sarà un percorso. Dovrei essere preciso perché dovrebbe iniziare alle 10 e sono le 10. Si comincia già a intravedere qualche mezzo. Devo dire che questa volta rispetto all'anno scorso è molto diverso. Non so se si tratta del solito evento, comunque c'è tante macchine. Via, andiamo a scoprirle. Questa è una Alfa Romeo. Questo dovrebbe essere cos'è, un Jaguar? Lamborghini. La Lancia, beh. Ma abbiamo fermato, tanto c'avevo la chiave al croce, però sì, ma non trovi posto lì, eh. Mentre la parte di là c'è un po' di mezzi d'epoca. Non ho capito bene che giro faranno. Faranno il giro pieta. Questa è bella. Cos'è, una Rolls Royce? Fai partire quando arrivi, che arrivi devi andare più vicino, che mezzo, la targa è nascosta all'interno. Chi ci va più vicino?
sono 3 minuti e 50. Se arrivi prima o dopo. Deve arrivare più vicino poi, possibile a 3 minuti e 50. 3 minuti e 51 che ci allora che fermano. Questi sono i parigi. Degli appunti, andare con gli appunti. In avvita. Siamo quasi, dovrebbero fare un percorso qui all'interno della pineta. Ci sono mezzi che però la vedo un po' dura farla, siccome è una gara di irregolarità, quindi c'è un tempo stabilito per fare questo percorso e devono farla alla velocità non superiore ai 15 km orari, quindi è un po' dura. Meglio, dai!
mai visto un'organizzazione così, dove i concorrenti li hanno fatti fare il percorso intero, vabbè che piccolo, a piedi, cioè tipo un radar come si usa nei rally che mostrava la strada, no? Vabbè, poi a parte chi stava al di là della fettuccia, e compreso io, ma io avevo da fare il video, ma non è che stavo proprio in mezzo alla strada. E c'è stato un ufficiale che mi ha detto no, non puoi stare in mezzo alla strada. Io ho detto ma guarda che sono tutti in mezzo alla strada. Ma quegli altri non li vedo. E ho capito, vabbè. Allora non sono tutti d'accordo su far vigilare le regole. Vabbè. Comunque avrete già capito che da quel che vedete che sto andando via, quindi il video termina qui. E appuntamento con un vero evento, nonché il 1000 miglia, tra circa 15 giorni.